Buongiorno, ministro, buongiorno. Buongiorno. Io credo che ci sia un grande equivoco sul fatto che sia stato assegnato un porto sicuro alla Ocean Viking, per il semplice motivo che noi lo abbiamo assegnato solo perché l'Europa ha deciso di aderire alla nostra richiesta di prendere gran parte di quei migranti. Deve essere ben chiaro il principio per cui anche in precedenza, col precedente governo, il nostro obiettivo era fare in modo che chi arrivava in Italia venisse redistribuito negli altri paesi europei. E adesso si sono creati dei meccanismi nuovi, degli automatismi anche, che ci permettono di fare in modo che quando arriva uno straniero in Italia, attraverso un'imbarcazione, viene redistribuito negli altri paesi europei. Ed è questo il motivo per cui, come accadeva in passato, si facevano sbarcare e si redistribuivano, anche adesso si fanno sbarcare se vengono redistribuiti. Detto questo, io mi impegnerò come ministro degli esteri a lavorare su due fronti. La cooperazione internazionale per fare il più possibile investimenti nei paesi di provenienza e quindi migliorare le condizioni economiche di queste persone nei loro paesi, e due, gli accordi sui rimpatri. Gli accordi sui rimpatri, che vanno di pari passo anche con la cooperazione internazionale, saranno importantissimi, perché gli accordi sui rimpatri ci permetteranno sempre di sancire il principio che chi non può stare qui deve ritornare indietro. Chi può stare qui sta in Europa, non in Italia.